say that it's already over. I'd like to say that we are already through. Ciao, stiamo andando da Armando Sevieri. L'abbiamo già conosciuto nella seconda puntata e quest'oggi andremo di nuovo da lui per vedere come funziona un posizionamento in bicicletta. Avrà un ragazzo con un particolare problema di rotazione del bacino e studieremo insieme una soluzione per migliorare la sua posizione in bicicletta e il suo rendimento. Eccomi arrivato. Ciao Armando. Ciao. Siamo di nuovo con te. Sì. E quest'oggi parleremo della biomeccanica. Abbiamo, come ho detto prima, un ragazzo, proveremo a fare una postura corretta, sì. E quindi andremo ad analizzare il ramo della biomeccanica. Ma Armando, cos'è la biomeccanica? Bene, la biomeccanica diciamo che è una scienza che studia il movimento del corpo. Poi nel nostro caso, per quanto riguarda la bicicletta, esiste la biomeccanica applicata al mezzo meccanico. Praticamente tiene conto dei segmenti, delle catene cinetiche in gioco, in questo caso diciamo nella fase più importante, gli arti inferiori, e ne studia il movimento e le forze espresse in gioco. Chiaramente la cosa importante è proprio la collocazione degli arti sul mezzo meccanico per poter ottenere una spinta ottimale e non provocare patologie che nel tempo possono essere anche parecchio dannose. Quindi nel caso di oggi vedremo nel dettaglio un ragazzo che ha avuto in passato grossi problemi posturali derivanti da posizionamenti scorretti in bicicletta. Allora dai, non perdiamo altro tempo e applichiamoci subito nel posizionamento di questo ragazzo. Beh, siamo qui con Maurizio Graziani, che è un mio carissimo cliente ed amico, e lui si è rivolto a me per un posizionamento inizialmente. La prima cosa che ho riscontrato su di lui quando è venuto, aveva una forte rigidità sul bacino e una forte rotazione di bacino. Pedala un po', Maurizio. Come potete vedere, come si può ben vedere, in questo punto qui c'è una rotazione del bacino verso sinistra, che ora in questo momento qui è molto ridotta rispetto a come si presentava all'inizio, e questa rotazione obbligava la gamba destra a stare molto aperta verso la destra, cioè praticamente il ginocchio di Maurizio era molto fuori con questa rotazione. Questo si chiama analisi della pedalata. Allora, per analizzare le forze in gioco dell'atleta in questione esiste uno strumento che si chiama SRM Torque. Il torque non è altro che l'analisi delle forze in gioco su 360 gradi della rivoluzione. Sulla scala possiamo vedere un diagramma in ascisse ordinata. Sulla verticale abbiamo la forza applicata in newton metro, e in orizzontale abbiamo i 360 gradi della rivoluzione, e praticamente noi su questo diagramma possiamo vedere espresse le forze in gioco della gamba destra, punto morto inferiore gamba destra, e gamba sinistra. Ora vorrei far cadere l'attenzione su questo vecchio diagramma di Maurizio, che praticamente è il diagramma di quando aveva la rotazione massima. Come potete vedere, le forze in gioco tratteggiate diciamo dalla linea bianca, possiamo ben vedere che l'arto sinistro spingeva molto di più che l'arto destro, perché il picco di forza risultante è ben al di sotto del valore dell'arto sinistro. Le forze in gioco dei due arti erano su due livelli ben distinti, dove l'arto sinistro spingeva in maniera preponderante. Certo. Questo è dovuto a un problema posturale, a un blocco del bacino con una rotazione sinistra del bacino. Sì. Quando Maurizio è venuto da me, ho riscontrato questa forte rotazione e diciamo che la soluzione è stata dare un corretto posizionamento in sella e trattare questa rotazione di bacino e questo blocco antalgico sul pavimento pelvico tramite il terapista Mattei Marco, con il quale collaboro spesso, che è un ottimo terapista, e ha riportato il bacino di Maurizio a un livello di morbidezza tale e un livello di sblocco tra le due anche e il sacro da poter erogare facilmente forza sul mezzo meccanico. Difatti abbiamo visto la risultante delle forze in gioco, adesso praticamente è molto più equilibrato. Sicuramente lui avrà sempre
una problematica posturale legata al bacino, perché è anche sicuramente insita nel DNA, la genetica di Maurizio. Però trattata in questa forma sicuramente riuscirà a stare sul mezzo in maniera efficace e con grande vitalità, con grande energia. C'è da dire che sicuramente questa sua problematica è derivata negli anni da uno scorretto posizionamento. E adesso andiamo nel dettaglio a capire dove sta un posizionamento corretto e dove non è. I parametri fondamentali per quanto riguarda il posizionamento in sella sono due: la propulsione, cioè tutta la fase di spinta legata a quello che sono gli arti inferiori, e l'appoggio sul manubrio. Mai, e dico ripeto mai, si compromette un appoggio più favorevole compromettendo la spinta e viceversa. Cioè non si avvicinerà mai una sella a favore di un appoggio più comodo, né si allontanerà mai una sella a favore di un appoggio più comodo. La spinta e la propulsione vanno identificati nei parametri tecnici del benefit, e di conseguenza l'appoggio avanti verrà studiato in funzione dell'indice di flessibilità della persona, perché non esiste una regola fissa per stabilire il telaio e le misure di una persona, di un atleta. Chiaramente ne vanno a prendere conto tantissime variabili, che sono l'indice di flessibilità, quanto diaframma è impegnato in un atleta, che possiamo avere tensioni molto magre davanti a persone che possono avere qualche chilo di sovrappeso. L'importante è tenere sempre presente le variabili che sono legate alla postura del bacino. Nel caso di Maurizio, adesso andremo a vedere il primo parametro della propulsione fondamentale, che è l'arretramento, d'accordo? Fermati. Allora, come possiamo ben vedere, nel punto di massima spinta, con il piede parallelo al terreno e ovviamente la pedivela parallela al terreno, abbiamo una corrispondenza in funzione dell'asse del pedale bordo rotolo posteriore. Questo, diciamo, è un fulcro di spinta ottimale, d'accordo? Diciamo che questa è una metodologia da ciclismo moderno. Negli anni passati, e ancora altri biomeccanici, usano un sistema di posizionamento molto più arretrato, che secondo il mio punto di vista ha creato in Maurizio problematiche di questo tipo: l'improvvisazione della posizione e un'altezza sbagliata. Quindi questo è il primo parametro fondamentale. Il secondo parametro importantissimo è l'altezza sella. Come si determina l'altezza sella? Portiamo il piede nel punto morto inferiore e riscontriamo l'angolo che intercorre tra femore e tibia. Questo angolo non dovrà, dico, mai superare i 155 gradi. Abbiamo una variabile che va da 148 a 155 gradi, ma un'estensione maggiore di quest'angolo porterà sempre a problematiche nel bacino, perché la bicicletta, essendo un esercizio a catena cinetica chiusa e addirittura frenata, fa sì che una iperestensione della gamba porti a uno schiacciamento della zona pelvica sulla sella e un allungamento forzato del sacro, un'oscillazione marcata del sacro, e questo avverrà tutte le volte che faremo una rivoluzione, sia per la gamba destra che per la gamba sinistra, e nel tempo l'organismo, per reazione antalgica, per cercare di difendersi, andrà in blocco e potrà creare queste rotazioni di bacino che possono diventare parecchio importanti secondo tipologia di soggetto. Ora voglio simulare una posizione scorretta di arretramento e di altezza sella. L'altezza sella di Maurizio prima del corretto posizionamento. Siediti, pedala un attimo. Fermati. Tieni. Controlliamo il suo parametro ora. Poi giù il pallone. Come possiamo vedere, il suo parametro di arretramento è cambiato considerevolmente. Prima il fulcro di spinta era sul bordo rotolo posteriore, adesso il fulcro di spinta è molto più avanti. Questo cosa determina? Le forze in gioco, la risultante vettoriale delle forze in gioco fa sì che si scarichi molta forza nel punto del bacino. Per quanto riguarda invece l'altezza sella, possiamo vedere che quando lui va molto in spinta, quando avrà un carico sulle gambe notevole, quando sarà in salita, quando sarà sul tratto in pianura a blocco, il tallone, per effetto meccanico e fisiologico, spingerà molto verso il basso e avremo un allungamento notevole della gamba rispetto del femore rispetto alla tibia, e di conseguenza avremo delle pressioni costanti e delle oscillazioni costanti sulla zona del bacino. Quindi, concludendo, il mezzo meccanico è una macchina un po' machiavellica, nel senso che
ti fa stare molto bene quando i parametri di spinta e le leve lavorano in maniera ottimale, quando riesci a trasmettere forza al mezzo meccanico e a farlo avanzare in fase propulsiva. Mentre invece, se ci sono dei posizionamenti scorretti, il mezzo stesso può crearti molti problemi. Quindi mi raccomando, cercate sempre di consultare un bravo biomeccanico, una persona che possa ottimizzare al meglio la vostra performance e la vostra posizione di gioco per stare bene. Vogliamo l'occasione per salutare anche la nostra cavia. Un saluto a Maurizio, che è sempre stato, per quanto riguarda il posizionamento, che ha sfruttato l'occasione per fare un test di soglia che, come potete vedere, ha faticato abbastanza. Magari parleremo anche di come si fa un test di soglia. Potremmo anche affrontare l'argomento di come si effettua un test in un'altra puntata. Perfetto, grazie ancora a tutti, grazie ancora a Armando, a Maurizio e alla prossima puntata.